Covid-19 sono 2215 i positivi di oggi in Calabria, 8 le vittime. Cosenza, truffe ad anziani, indaga la polizia che invita tutti a diffidare di chi telefona chiedendo denaro. Castrolibero, gli studenti occupano l'istituto Valentini Maiorana in protesta per anni di presunte molestie e discriminazioni. Crotone, il sindaco Voce azzera tutte le nomine nella sua giunta, una decisione, ha detto il primo cittadino, per riorganizzare le deleghe.